Peppo Pippo. Si dice che la sua provenienza sia incognita ed inarrivabile. Forse viene da un bunker segreto. Non si sa nemmeno se sia un essere umano. Perché dico questo? Eguagliabile ad un cane. Un cane piccolo piccolo. Dai, non diciamo sciocchezze. Perché all'intelligenza eguagliabile al mio testicolo sinistro. Però mi raccomando, se un giorno lo incontrerete, ditegli di farmi uno squillo. Perché gli voglio presentare anche il destro. Jingle bell, jingle bell, jingle all way. What the fuck is to ride, bello solo sei. Aspetta, fammi passare il volume di gioco che è troppo alto. Zitto un attimo. Visto che stiamo dialogando, dovresti non picconare. Perché sennò nelle mie burecchie si crea un suono. Allora, che potrebbe dar fastidio. Te lo devo ripetere che devi star zitto quando parlo io. Poi, Ippo, perché mi hai truffato l'altra volta? Tu mi hai truffato. Cioè, allora, aspetta. Apri qui veloce, che è un mese che ti mando l'invito per riprendermi le armi che mi hai truffato tu e non hai mai accettato. Non te le ho truffate io! Sei tu che mi hai dato farmi! E poi, però devi essere sincero con te stesso. Cioè, tu mi conosci o non mi conosci? Allora, non so, io sono senza parole. Anche... E poi, Ippo, mi conosci o non mi conosci? Non ti conosco. Perché non sei rientrato? Infatti perché... mi hai truffato. Ti perché... sei approfittato. Perché sei rientrato per scambiare? Perché sei rientrato per scambiare? Se non sai scambiare, hai provato a truffarmi, però non ci sei riuscito. Poi hai detto che sei da joystick e sento il click del mouse. Ho cambiato il computer, hai capito? Vabbè, hai cambiato allora, il computer. Allora, dai, aprimi qua. Mi ridai le armi che mi hai truffato l'altra volta. Non ne ho più di quelle armi, ma non ricordo bene cosa è successo, che c'ho un vuoto di memoria. Ita Francano. Si dice abbia avuto dei problemi familiari non indifferenti e che tutta la sua rabbia repressa e impressa in se stesso la voglia esternare in un giochino. Forse è già in prigione per tutti i problemi e le conseguenze che ha avuto facendo una vita irregolare e sbagliata. A noi tutti dispiace quanto possa essere successo a questo ragazzo. Però posso dirvi che ha un pregio. È molto, ma molto calmo. Sì, è tornato lui, il bambino spastico. Buongiorno. Buongiorno. Parla un po'. E perché devo parlare? C'è la voce modificata? No, non ce l'ho modificata. Allora, mo ti spiego. Io c'ho mio padre che fa... Non vuole che la mia voce si senta dagli sconosciuti. Quanti anni c'hai? 17. 17? Io ne ho 14. Ho appena finito le superiori. Ci sono due coccodrilli in uro, rango, rango. Mettimi una base. Dai, dove vuoi giocare? Dove c***o vuoi? Ma che è? A few moments later. Bella comunque questa base, mi piace. Voglio fare doppio, triplo, quadruplo, quintuplo, sesto, ottavo, nove, decimo, no. Come vuoi tu, come pare e piace a te. Ma tu sei sicuro che non truffi? Allora, sinceramente questa domanda non la dovrei fare io. Cioè, non la dovresti fare... la domanda non la dovresti fare tu, ma la dovrei fare io. Perché? Cioè, sono un figlio di... Tu sei un figlio della pecora bianca e un figlio della pecora nera. Ma che stai dicendo? Mi devi dare i permessi. Allora ti faccio vedere le mie armi, da. Quest'arma è al 130 e il putdozer. È un putdozer a 130. Tu dove l'hai trovata quest'arma? Scusi, tanto che questa qui è... Ah. Mannaggia, butto peste. E me l'hanno scambiata. In poche parole, ci stava un mio amico che non giocava più a Fortnite e me l'ha regalata. Però lui non sapeva che fosse rara. Io c'ho questo qua. Ti interessa? Che si è? Si chiama Stan. Schianta diga. No, mi serve uno scavafosse. Ma perché parli così? Perché mio nonno era napoletano e quindi c'ho un po' la cadenza napoletana. No, non ce l'ho uno scavafosse. Mi dai 5 armi e 130 per cosa fai? Sì. Ma come si chiama? Ma è uno scambio acquisto. Perché ridi? Perché ridi? Ango. Pronto? La finanza? Sì, la finanza. Sì, mi dica. Hanno provato... Cosa hanno provato a farmi? Evasore fiscale. Lo so, adesso c'è Favarigna. Favarigna è un continuo cambiamento di personalità. Diventa buono, diventa cattivo da un momento all'altro. I suoi baci si dice siano eguagliabili a quelli di Giuda. Sì, perché non ti puoi fidare di una persona del genere. È arrivata dal truffare i truffatori a crearsi un team per truffare tutte le armi di questo gioco. Mi potete dare il leader, grazie. Sì, già lei è il leader, signor Ippo.
Ma questo nome? È un nome originale. Perché scambiate in tre? Allora, sinceramente, signor Ippo Eppo, allora, noi siamo un team. Noi siamo un team e andiamo a scambiare con molta gente. E oggi noi vogliamo scambiare con lei perché ci vede giustamente a scambiare con la gente. Vabbè, quindi facendola breve, voi siete tre ricconi che scambiano in team. Cioè, tipo una... È una religione, è una setta. Quindi, cioè, voi però scambiate in tre perché probabilmente avete un solo deposito, non lo so, vi tenete le armi insieme. Perché tra di noi scambiamo le armi, scambiamo... Noi di solito scambiamo con tanta gente, non di solito. Cioè, non truffate però, perché siete seri. Ma secondo te, noi che truffiamo la gente, no. È vergogna. No. Ah, ok, cioè, ma questi saranno tuoi amici, probabilmente. Sì. Allora, a questi due li ho ingaggiati esattamente qualche mese fa. Ah, ok, quindi... Li pago pure mensilmente. Cioè, gli dai pure uno stipendio addirittura. Certo, esattamente 34 euro a mese. 34 euro a mese. No, 34,59. Ah, cioè, perché ci sta l'IVA. Allora, andate di là, giustamente, perché comunque mi piacete, voi tre. Qua? Stavamo dicendo. Allora, io in primis vi ho chiamato Favarigna perché, a parte che mi sta spammando da giorni, però volevo dirgli che comunque io sto aprendo un nuovo sito, visto che il mio vecchio sito, diciamo che abbiamo avuto dei disguidi. Aprirò un mio sito nuovo. Presto ci saranno delle novità. Cosa c'è da dire? Che mi servono tante armi. Io sono un po' a secco, quindi queste armi le devo rivendere. Allora, vi posso dire che io ho esattamente circa una cinquantina di stack di raggio. Per 50 stack di raggio, che sarebbero 200 per 50. Se avete una calcolatrice, fate subito questo calcolo. E quanto fa 200 per 50? Boh, non lo so, farà 1000, non lo so. Per 10.000 di raggio, cosa siete disposti a darmi voi? Ma un 300 armi le vanno bene? Sì, allora io ne sto a dare i permessi a Favarigna, perché comunque è giusto così. Allora, questo è minerale di spectrolite, che è abbastanza raro, poi... pure questo. Poi il raggio. No. Cosa c'è da dire su Reclaus? È il primo giocatore italiano ad aver finito questo gioco. Detiene record su record e può insegnarvi praticamente tutto su questo giochino chiamato Salva il Mondo. Devo solo che inchinarmi a lui. Se però devo dargli delle incompetenze e criticarlo su un qualcosa per colpa della sua troppa fiducia, è un giocatore vulnerabile e un giorno verrà tradito. Invitami. Dammi 2 secondi, il tempo di entrare. Due ore ci ho messo a aggiornarlo per colpa tua. Comunque non ho capito perché dobbiamo stare su Discord. Perché non mi funziona la chat vocale. Perché stai con la voce modificata? Non c'ho la voce modificata. Allora, mo ti spiego. One eternity later. Allora, in poche parole, cosa ti volevo dire? Visto che io sono un bambino che gioca... Cioè, sono un bambino, ho 12 anni, cioè sono un adolescente che gioca tanto a Fortnite e salva il mondo. Cosa è successo? Che comunque io... Voglio diventare il più ricco di Salve il Mondo. E zi la voce che tu sei una persona molto ricca. E se sei molto ricca, ti devi confrontare con me che sono molto ricco. Quindi tu mi hai fatto reinstallare Fortnite, mi hai scritto su WhatsApp, non conoscendomi, cioè non ti conosco niente, per sta roba? Sì. Che il mio gioco sembra, non lo so, disegnato con Paint. Fammi alzare un po' qualcosa, che sono da PC, visto che sono più ricco di te. Allora, visto che comunque io voglio vedere qualche arma tua. Vabbè, che... Che cos'è? Nocturno. E questa è la p***a che mi hai droppato. Pensavo che mi droppassi qualcosa di più bello. Ce l'ho pure io. Che rango sei? Cioè, rango 23, no? Eh sì, ma sono rango 23, ma per un giusto motivo. Perché io mica gioco. Io me faccio regalare le cose. Mica sono scemo. Ma che cazzo? È il castello di Heidi. Ma Heidi non c'è il castello. Perché siamo qui? Da Reclaus, sì, ma vedi che non sei una persona seria e corretta. Io voglio fare una cosa seria e tu mi prendi in giro. Dai, Ciro, sei tu, basta. Ma non sono io, ma ti pare? Solo tu mi chiami così, quindi sei te. Non sono io. Te lo giuro. È palese, proprio come parli, come ridi, fra sei tu, dai. Io non sono Ciro, ma chi è Ciro poi? Chi è Ciro?
Mister Pedo lo conoscerai sicuro. Mister Pedo? No, io conosco Dome Klaus. Sì, vabbè, li conosci tutti tranne lui, il più famoso non lo conosci. Conosco Patto a 4K, poi basta, cioè chi devo conoscere? Ah, ok, vabbè dai, dimmi che vuoi. Io volevo mettere a confronto le mie e le tue ricchezze, ti posso far vedere quel che c'ho? Vai. Allora, non mi posso fidare di te però. Sì, vabbè, sei nel mio mondo, c'è il mio numero, tutto quanto, mi posso fidare di te. Cioè, se mi rubi tutto, allora ti faccio vedere. Io c'ho questa, falla per 25, quindi c'ho 25 apparizioni a 130. Vabbè, e c'ho... finché non le vedo non ci credo. E poi c'ho questo per 40, non so se mi spiego, uno per 40, va bene? Vabbè, cacciamene se sono... cacciamene 10, vediamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh, non ti avvi- oh! No. Ma ti pare che mi faccio truffare da te? Comunque, in totale ho 145 armi. Io ho i progetti, quindi a posto. Cioè, ma pure io c'ho i progetti. Mi puoi droppare tutte le armi che c'hai? Mi fai vedere quel che c'hai? Tu ce l'hai le armi mitiche? Mi cogli impreparato. Posso sapere chi ti ha dato il mio numero? E Clavsi, allora, ma io voglio capire una cosa. Ma te che cavolo te ne frega di chi mi ha dato il tuo numero? Io sono venuto qua per... pura informazione d'informativa. Cioè, mi devi dire quello che stai facendo e perché c'hai tutte queste armi. Perché le missioni non le fai più da una vita. Ho capito, ma c'ho i progetti, c'ho i materiali. Quindi, cioè, non sto capendo, cioè, che vuoi da me? Che vuoi? Provami che tu hai più armi di me e ti credo. Ma non le posso droppare 140 armi qua. Mi cacci e ti sei preso tutto. Invece, se tu le droppi in una casarella chiuso, che non c'è permessi, io non posso fare nulla, stupido. Per ultima c'è la mamma pazza. Cosa c'è da dire sulla mamma pazza? È pazza. Vorrei scherzare su questo argomento, ma non voglio farlo. Quello che ha fatto in questa clip è veramente un qualcosa di brutto e da non ripetere mai. Quindi non voglio parlare e voglio che i fatti parlano da sé. Salta e salta. Sì, sì, salta. Saltare. Ho capito. Vai, ok, dopo una ventina di armi. Vai, butta tutto. Fate uno scambio serio. Tanto Favarigna credo. Favarigna, tanto non credo che truffa questo ragazzino. No, 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 ma non credo. Anche perché non so. Ma comunque io ne conosco dei truffatori. Ma non lo so, cioè, però molta gente mi ha detto che questo nome è molto. Ma però. Franceschino, ti metti un po' più a sinistra? Che almeno apro? No, okay. è capace che mi truffi, capito? Un po' più a sinistra. Bravo. Ok, ok. Oh! Okay. Ma! Francesco! Vieni un attimo! Oh! Sto qua l'ha truffato! L'ha truffato tutte le armi! Ma chi? Questo! Ma chi è? Sto qua! Mi nomi con un video 83! Ma che cazzo sta fa? Ho l'accaotto via da dentro, non deve entrare! L'ha truffato! Qua, deficiente! L'accaotto via da dentro! Ti ho detto che non lo devi toccare l'account mio! No, non toccare! Oh! Vattene là! Signor, vattene, che cazzo signor. Hai fatto? Fammi vedere l'inventario! Signora! Cazzo, è tutto vuoto qua! Signora! Chi è? Signora, ma... Fai la scala, leva qua! Ma chi siete? Sto c***o mi ha preso l'account mio! Porca puttana! Fatemi uscire, non vedo niente! Signora, ma state calme! Voi venite a rea così, non vi sentite bene, calmatevi! Ma chi sei? Che mi piace? Stava a giocare, ha preso l'account mio! Signora, ho capito, signora, ma non è normale quello... Ho capito, ma non è normale quello che fate! Ma chi sei? Signora, vi ricordo che questo comunque rimane sempre un gioco. Se lei non si calma, comunque, si può calmare? Eh no, perché mi ha citato una tachicardia a me, sì no? Un gioco, sì, è un gioco!